Buongiorno ragazzi, che tabella, stiamo facendo la colazione stamattina, l'acqua bolle, stamattina porridge, lo assaggiamo, vediamo un po' com'è, se è buono, se fa schifo o se lo vomito tutto. Guardate che bella pappotta sta venendo fuori, le cose nere non sono velenose, ci dovrebbe essere anche del cocco. Temperatura frizzante, 5 gradi. Il tempo non è dei migliori. La mia idea era quella di provare a fare l'adamello, ma purtroppo salta. Quindi ci dirigiamo verso il rifugio Baitone e il rifugio Garibaldi. Non so perché, ma qua al Gnutti c'è un segnavia del cammino di Santiago. Un po' trash questa cosa. Ok ragazzi, sono partito dal rifugio Gnutti, quindi prima tappa rifugio Baitone, dopodiché rifugio Tonolini, passo di Premassone, salita al passo del lunedì anche se è domenica. Ho fatto la battuta, ho fatto! E discesa verso il lago del Veneroccolo e il rifugio Garibaldi. Adesso evito di finire in qualche poccia. Il cielo è ancora molto coperto qua, però a valle sembra schiarire, sperando che possa schiarire anche qua, perché non so quanti giorni sono ormai che non vedo il sole. Siamo arrivati al rifugio del Baitone e la situazione è questa. Non si vede una cippa. Zero. Adesso si beve qualcosa di caldo qui al Baitone e poi si decide, perché andare al Garibaldi con questo tempo non è il massimo, quindi può essere anche che mi fermi al Tonolini. Rifugio Tonolini, con le capre, cioè con le pecore, no con le capre. La situazione non è delle migliori, pausettina veloce qua al Tonolini, si timbra il giro rifugi e poi si continua. Ragazzi, sono poco sotto il Gnutti e c'è un lago bellissimo, ha un colore che è veramente qualcosa di incredibile. Consigliatissimo se volete venire a farci un giro, è veramente breve arrivare qua al Tonolini, abbastanza semplice, e questo laghetto è qualcosa di super. Oltretutto è dietro il rifugio, perché il rifugio è esattamente dietro di me. Si continua. Ragazzi, oggi è incredibile, sono bagnato fradicio, ho preso neve, pioggia, vento, nebbia,
però siamo al passo del lunedì e di qua si apre il ghiacciaio del Venerocolo. Sembra una pietraia, ma sotto c'è la neve, cioè c'è il ghiaccio. E in mezz'ora dovremmo essere al rifugio Garibaldi. Però oggi sono stato messo a dura prova, perché sono completamente bagnato. Non sarebbe male riuscire a farvi vedere un po' di ghiacciaio, però si confonde con le nuvole. Quel punto nero che vedete nel bianco non è una roccia, è la bocca del ghiacciaio, è un buco enorme nel ghiaccio. È fantastico. Ragazzi, ce l'ho fatta. Rifugio Garibaldi. 5 minuti e posso finalmente far asciugare tutto quello che ho addosso. Ormai penso di avere i piedi palmati. Da qui in teoria si dovrebbe vedere anche la Nord dell'Adamello, però c'è la nebbia, come essere in Duomo a Milano. Oh, finalmente una location più umana. Sì ragazzi, sono dentro al rifugio Garibaldi e niente, oggi ho ceduto, mi sono rifugiato perché veramente ero bagnato dalla testa ai piedi. Oggi la mia tempra è stata messa veramente a dura prova. Ho preso acqua, neve, vento, freddo, di tutto, ma alla fine siamo arrivati qua al Garibaldi come da programma. Non si vede davvero nulla, è un peccato perché esattamente di fronte a questo rifugio c'è la parete nord dell'Adamello, che è veramente qualcosa di unico da vedere. Ho preso solamente un pernottamento, quindi ho una stanza per stanotte. Domani mattina, di primo mattino, subito alle 6, 6 e mezza, si partirà diretti per fare l'ultimo passo che ci manca per arrivare a Edolo, che è il passo delle gole larghe. Non è vero? Domani mattina partiremo per il rifugio Occhi della Violo, faremo il passo delle gole larghe, da lì proseguiremo verso il passo Gallinera, poi è una picchiata fino a Edolo. Per vedere tutto quello che mi capiterà nell'ultima tappa, quella di domani, iscrivetevi al canale, accendete la campanella e commentate, datemi pure consigli che sono sempre ben accolti. Buonanotte a tutti ragazzi, ciao!